Buonasera a tutti e benvenuti a Confessione Reporter ancora una volta. Abbiamo voluto un inizio un po' provocatorio, proprio per dirvi invece che in questo nostro viaggio dentro lo spiritualismo la musica sarà molto diversa. È vero che parleremo di altri mondi, di altre presenze speciali, ma non ci saranno tavolini che ballano e fantasmi arrabbiati, solo voci e fatti accaduti davanti a noi. Siamo state indecise fino a poco tempo fa se arrivare fino alla fine dell'inchiesta o no, ma poi il succedere delle cose durante il cammino ha potuto turbare, pensate, perfino un'infrangibile scettica come me. E io non dico che esco da questo reportage con certezze, no, no, continuo ad esercitare il diritto del dubbio, ma da cronista io penso davvero che tutto quello che abbiamo visto durante questa strana avventura aveva il diritto di essere raccontato. Ecco, la prima tappa della puntata comincia con la visita a un luogo che vi consiglio comunque, credenti o miscredenti, di andare a scoprire. Si chiama Arthur Findlay College, è l'accademia inglese di spiritualismo più famosa e più seria, attenzione, del mondo, e qui allievi scelti che arrivano da ogni terra e da ogni Europa prendono lezioni molto speciali. Guardate. Oddio, un'emozione terribile. Come sarà questa casa dello spiritualismo, questa casa famosa nel mondo intero? Troverò, come credo, professori molto severi, medium, studiosi e scienziati. E invece no. Invece Tania, la memoria storica di questo luogo fatato, è soave e gentile. Cominciamo dal museo, mi propone, e raccoglie una chiave che pare uscita da un antico libro di magie. Ecco, questo è il nostro museo. Questa è tutta la memoria della medianità inglese. Siamo così fortunati, perché qui abbiamo custoditi i tesori di 3 generazioni di cultori dello spiritualismo. Non dimenticare, non troverai mai i tesori che abbiamo qui, dai libri alle testimonianze di scrittura medianica, agli oggetti materializzati dai medium. Non hai idea dei tesori che abbiamo. Questi sono un esempio della scrittura degli spiriti, fatta da soli, senza gesso. Davvero? Ma mi spieghi, per favore? Il medium metteva 2 lavagne insieme e poi gli spiriti, con la loro sola energia, scrivevano messaggi senza che il medium sfiorasse il gesso davanti alle persone che li guardavano allibite. Guarda, ci sono anche le facce degli spiriti. Mamma mia, che meraviglia, ma è incredibile. Ecco qui. Ecco, guarda questa magia. Quello che accade è che i medium fanno cerchio insieme. Lo spirito arriva e infila la mano in un blocco di gesso ancora caldo. E lì dentro resta impressa tutta la forma della mano dello spirito, in ogni suo movimento. E alla fine tu puoi vedere addirittura i minimi dettagli delle dita, le impronte digitali, tutto. E poi ritratti inquietanti, gioielli, oggetti arrivati chissà da dove, tra i quali cucchiai piegati e uno strano nastro chiamato Lucifero, di cui non chiedo informazioni. Ma ci vuoi spiegare, per favore, che cos'è davvero l'Arthur Findlay College? L'Arthur Findlay College è un college per gli studi dello psicospiritualismo e dove si può davvero capire il potere degli spiriti e comprendere chi sono anche i medium che possono avere contatti con i disincarnati. Voglio dire, cioè, con quelli che sono già fuori dal corpo. Qui si arriva a entrare nel mondo degli spiriti. L'obiettivo di questo college, poi, è aiutare la gente a capire la verità tra la vita e la morte, soprattutto capire che essi stessi sono spiriti.
È una disciplina che attraversa la vita e la morte o è solo dentro la vita? È tutti e due. Prima di tutto bisogna capire chi siamo noi, e cioè che siamo mente, corpo e spirito. E subito dopo sentire la potenza di questo spirito e capire che noi individualmente abbiamo un'energia immensa anche dopo la morte. Ma alla fine, chi sono questi spiriti? Io e te, cara, senza il corpo. Quindi tutti diventano spiriti senza corpo? Sì, sì, cara, è questo il senso. La vita non finisce quando finisce il nostro corpo. È come passare in un altro tempo, in un'altra era, dove voleremo leggeri, pieni di luce, dove non avremo più nessuna limitazione materiale, non avremo più dolori, né ansie, non soffriremo più, perché allora saremo nel mondo della luce. Qual è la differenza tra l'anima e lo spirito? Questa è un'interpretazione tutta personale. L'anima... senti, tu immagina una noce. Hai il guscio fuori e dentro invece trovi il frutto. Allora, il guscio rappresenta l'anima, perché contiene la tua personalità, le tue caratteristiche, i talenti e il resto. Invece il frutto è lo spirito, che è protetto dall'anima. L'anima, insomma, è l'individualismo di ogni uomo. E lo spirito è l'essenza, la forza che ci può unire uno con l'altro. Ma tu credi che ogni persona possa avere queste esperienze con gli spiriti? Non sono sicura. Forse un po' di anni fa avrei detto di sì. Per esempio, io non credo di aver avuto un dono. Penso di avere un'abilità, un potere. Non è come diventare qualcuno. Non diventi un medium, non diventi un guaritore. Non vai in trance per caso. Non diventi un artista speciale. È solo capire profondamente che puoi lavorare con questo potere magico. Fra i medium del college, Simone è una vera stella. I suoi corsi sono affollatissimi, si chiamano medianità, filosofia spiritualista, trans science e altri. I suoi colleghi medium sono circa 49, mentre i corsi offerti dal Findlay ogni anno oltrepassano addirittura gli 80. Gli allievi, molti italiani, arrivano da ogni mondo, tutti affamati di spiritualismo, tutti felici di vivere il proprio sogno. Il metodo dei medium per comunicare con l'aldilà è sempre entrare in contatto con lo spirito dei cari di coloro che lo chiedono, diventare un filo di luce tra la vita e l'altro mondo. Io vorrei tanto fare qualche domanda a mia nonna. È così commovente poter comunicare con lei. Sì, io comincio a sentire una voce che viene dal mondo degli spiriti. Tu hai una nonna nell'aldilà adesso. Lei ha i capelli d'argento, vero? Sì, perché tua nonna ora è qui, con noi. Mi piace molto poter lavorare con te. E sento arrivare il tuo caro nonno. Sento che lui è morto quando tu eri piccola. Avevi 7 anni. Certo. Brividi. Ma la sorpresa più grande è che quasi tutti i grandi medium della scuola vengono da un vero e testardo scetticismo. Non è stato per niente facile per me. Ero così assolutamente scettica. Vedi, è qualcosa che non può convincerti se leggi un libro oppure ascoltando il racconto di qualcun altro. Deve essere una tua personale esperienza. E quando sei tu a provare... Ma hai avuto tante esperienze personali? Oh sì, tante, tante. So many. Yeah.
Qual è stata la più importante? La più importante, allora, è stata, sì, certamente la prima. Era una piccolissima donna che abitava in un paesino di campagna. Sono entrata nella sua casa, ma ero totalmente terrorizzata. Non sapevo cosa mi aspettava, non capivo proprio niente. Sì, lei ha parlato con me per un'ora almeno, ma io non ho capito una parola perché ero talmente spaventata. Fino a quando ha detto: tu hai un piccolo bambino. Ha 2 anni e mezzo ed è molto chiacchierone, vero? Ho detto sì, lo è, ma cominciavo a essere preoccupata. Perché lei aggiunge, beh, parla da solo, vero? Perché sai, conversa con una bambinetta di nome Eri, che vive nel mondo degli spiriti. Beh, dico, io sono la mamma, lui è il mio bambino, voglio sapere cosa succede. Sono andata a casa e mi sono detta, adesso non cercare di sentirti dire quello che vuoi. Ma la verità. E gli ho detto, tu per caso giochi con una bambina di nome Eri? E lui ha detto, sì. Dove giochi con lei? Mi ha detto, nella mia camera da letto e in giardino. E io ricordo di avergli chiesto, ti piace tanto lei? E lui ha risposto, faccio piacere a lei. Ma mio figlio non ha mai parlato così. L'ho portato a scuola e poi sono tornata a riprenderlo in macchina e ho sentito una voce, una piccola voce, che diceva, stanotte succederà qualcosa di bello. Abbiamo parlato di lui, Eri ed io, e poi abbiamo avuto un incontro a 3 per più di un'ora. Questo mi resterà per sempre nel cuore. Questo è stato l'inizio, ciò che mi ha realmente convinto di questo mondo. Ma alla fine, chi ti ha dato l'emozione più forte? Oh, beh, è dura. È durissima. Perché io considero me stessa un'insopportabile piagnona. Io posso piangere all'infinito. Vedi, e quando lavori, senti, io sono una mamma. Sono una nonna. Quando chi arriva è una figlia, o un figlio scomparso, o un nipote che è qui con noi, beh, mi commuove da morire. Ecco, tra gli altri un incontro davvero importante e toccante. Una madre è una donna che dopo la perdita di un giovanissimo figlio, un lutto oltre il quale, voi capite, non ci può essere più respiro, ha trovato invece in questa casa d'amore la forza di continuare. Questo meraviglioso giardino, questo college. Qui la mia vita è cambiata. Dopo un dolore terribile, io qui ho ritrovato il senso alla vita. Ho ritrovato la gioia di vivere. E allora ho deciso che questo posto doveva avere un piccolo segno. E ho voluto piantare questa piccola pianta che io non vedrò cresciuta, perché un ippocastano chissà quanti anni ci impiegherà a crescere, ma l'ho voluta regalare e donare in ricordo di mio figlio Federico. Dopo aver molto frequentato le lezioni dell'Accademia di Stansted, Daniela Gervasoni ha fondato un'associazione di studi di spiritualismo, Spiritus Italia, a misura del Findlay College. Sapere, vedere che ci sono cosiddetti medium che vanno per cercare di speculare sul dolore della gente è una cosa che davvero io non sopporto. Continuo, e la mia battaglia in Italia non è tanto contro i pregiudizi, perché tutto sommato si parla di amore, si parla di niente di strano. La mia battaglia è contro la poca sincerità che c'è. È pieno di cialtroni, eh? L'hai detto tu, lo dico anch'io. Sì, è pieno di cialtroni. Cioè, stando in questo posto ti rendi conto di quanto invece lo spiritualismo viene
trattato in maniera seria. Qui la prima cosa che ti insegnano è distinguere tra lo psichico e il medianico. Lo psichico è una cosa, e tu rimarresti incredula se qualcuno ti facesse una lettura psichica, quindi senza nessun contatto col mondo dello spirito, ti direbbero un bravo psichico, tutto di te. Vita, morte, miracoli, ti parlerebbero anche dei cari che tu hai nello spirito, perché la tua aura, il tuo campo energetico è come un archivio di tutti i tuoi ricordi e quindi è facile leggere. Quando invece tu espandi la tua energia e cominci a sentire l'energia di qualcun altro che non ha più un corpo, semplicemente non ha più un corpo. Io credo che il contatto col medium sia un qualcosa che inizialmente, quando sei scioccata, quando non riesci più neanche a respirare dalla disperazione, dal dolore, e avere un contatto da un medium ti fa ritornare a respirare. Ah, certo. Daniela, sono tantissimi gli allievi italiani del Findlay College e tutti sono letteralmente innamorati di questo luogo di bellezza e di luce. Sento che sono sempre più vicina a questo mondo un po' diverso. Mm-hmm. Cioè al mondo spirituale? Spirituale, sì. Mm-hmm. E quindi stare bene cosa vuol dire? Che ti senti ti dà che un sei felice, che ti dà un benessere. Sì. Tu invece? Quindi qui non è che si impara, ma si cresce. Per quello che si è, insomma. E qui si trova, qui l'ambiente è giusto, da partire dall'ambiente, a partire dagli insegnanti, a partire dall'energia del posto. Se doveste dare una definizione di questo posto, quale sarebbe? Magico. Un posto della ricerca fatta con coscienza, amore e disciplina. Alla fine delle classi una curiosità mi passeggia nella testa. Ma se io arrivassi qui da pura principiante spiritualista, in quale corso rischio di finire qua? Tania, perfetta custode dell'agenda del College Magico, risponde. Se sei un principiante, vieni messo in un gruppo. Un gruppo in cui tu possa sentirti a tuo agio per lavorare. E poi, naturalmente, abbiamo gruppi più avanzati, anche per insegnanti. Quindi qualunque sia il tuo livello di conoscenza e di abilità, qui trovi il posto giusto, il gruppo adatto per farti crescere. Posso dirti chi è la signora al centro della cornice bianca. È Emma Harding Britten. E lei è la fondatrice della Federazione Nazionale di Spiritualismo, che più tardi è diventata l'Unione Nazionale Spiritualista. L'abbiamo messa al centro della parete. Tutti quelli che vedi sulla parete sono i più grandi signori dello spiritualismo. Ma questa parete l'hai fatta tu? Ah, sì, l'ho fatta io. Questa parete è, adesso vi spiego, molto importante in questa casa meravigliosa, così affascinante, così piena di spiritualismo, perché qui ci sono Arthur Findlay, poi c'è sua moglie, questa signora col cappello, e poi anche la sua bambina, e poi tutti quelli che vedete sono i grandi medium di questo secolo. Sono tutti in bianco e nero perché gli spiriti non hanno colore. E poi, guardate, questi sono lo specchio, perché anche io in questo momento sono uno spirito. Mi ha spiegato Tania che tutti gli studenti si specchiano in questo specchio, non a caso.
pensi che Mr. Findlay è qua con noi? Assolutamente sì. Sai, molta gente mi ha detto di averlo incontrato. E anch'io ho avuto la mia personale avventura con lui. Una volta ero in casa da sola e l'ho visto. Mi ricordo che era Natale. Io ero in cucina e, sai, stavo tagliuzzando dei peperoni. Pensavo ai fatti miei. E tutto a un tratto ho sentito che c'era qualcuno. Mi sono guardata intorno e lui era lì. E sono rimasta piuttosto scioccata. Mi sono detta, no, non posso averlo visto. Eppure, di tanto in tanto, lui è qui in giro. Ma c'è un altro segreto che nasconde questa casa. È una casa a calendario. Quindi questa casa ha 365 finestre, capisci? Cioè una per ogni giorno dell'anno. Ha 52 camini sul tetto, vale a dire uno per ogni settimana dell'anno. 29 di quei camini sono connessi con quelli interni alla casa, quindi rappresentano i giorni di febbraio dell'anno bisestile, capisci? Abbiamo 12 porte esterne per i 12 mesi. E poi abbiamo 7 corridoi come i giorni della settimana. E per finire, 4 scale per le 4 stagioni. Quindi è una casa molto fortunata. Nel mondo del Findlay College, l'incanto e la magia si sposano davvero con la sensazione di aver vissuto una sorta di apnea di pace dove ogni peso dell'anima e delle cose del mondo paiono diventate inutili. Non so dire che cos'è questo sentire che mi porto davvero ancora dentro, credetemi, e forse è proprio questa impotenza di giudizio che mi ha spinto a raccontare. Una volta in Italia, però, cambiato tutto. Ho cominciato a chiedermi, ci saranno pure degli allievi italiani disposti a parlare di quell'avventura e di quelle lezioni dell'anima? Tra tanti, ne abbiamo trovati tanti, abbiamo voluto scegliere per questa prova eccezionale la persona più normale e più semplice di tutte. Questo signore si chiama Luigi Zumpano, è un uomo non alto e magrissimo, soave e discreto, che per aiutarci però ha raccolto un piccolo drappello di volontari amici e davanti alle nostre telecamere gli ha regalato voci e parole dei loro cari scomparsi. Già da prima che avevo la presenza di una signora che non è molto anziana, è morta di cancro, ha avuto un tumore, c'è stato anche sofferenza, so che c'è la sorella qua. Il legame tuo con lei prima, ok? Prima di parlare della malattia. È un legame che si è rafforzato, almeno lei dice, si è rafforzato proprio durante la malattia. Ti ringrazio molto per il fatto che comunque ci sei stata perché ci volevi essere e non perché era tuo dovere, sì. Ascolta, hai lasciato qualcosa dentro la bara? Ok. Tu personalmente, ok, ascolta, da quando è trapassata, hai fatto fare o hai una foto sua cartacea? L'hai messa in casa? Però prima non c'era. Quella è una bella foto dove lei dovrebbe essere molto sorridente, ok? Ecco, ti dice, cerca di vedermi sempre così. C'è un viaggio che avete fatto insieme però, sì. Ma non tanto tempo fa, ok, negli ultimi anni. Questa è una cosa che avete condiviso molto, ok, molto forte. E non c'eravate soltanto voi due comunque, mi fa vedere un gruppetto di persone, ok. E riguardo la sua famiglia, sa che per i figli può essere sempre difficile perdere la mamma, però non è neanche così preoccupata. E niente, tieni questo amore, ci tiene molto, ok? Grazie. Quel grande piccolo uomo parla con semplicità e chiarezza della sua missione d'amore, perché così la vive.
parla come se i suoi spiriti lo stessero ascoltando. Però a volte non viene subito la persona che tu ti aspetti. Magari non si aspetta la mamma, il fratello, eccetera. Invece viene proprio quella persona che può aiutarti. Poi magari si accodano anche gli altri. E facciamo così anche in questa vita, no? Ma tu perché fai questo? Perché è un modo come un altro comunque di dare. Questa vita, tutti, anche loro, adesso hanno ricevuto qualcuno, ha ricevuto un messaggio, cioè, ma non tutti. Però vedo anche nelle sedute private che l'importante, poi noi italiani siamo proprio in questa situazione, abbiamo bisogno di sentire che qualcuno ti capisce, che ti è vicino. Poi c'è anche questo contatto, però il contatto di per sé, come dire, non è qualcosa fine a se stesso, è qualcosa di molto più ampio. Rimane sempre un momento, io dico sempre, un momento magico da non perdere, perché comunque loro ci sono sempre, noi invece molto poco nei loro confronti. E quindi è da non perdere, perché comunque ti dà la possibilità di capire quanto loro ci sono, quanto loro ti seguono. Uh-huh. E la mia speranza è che le persone che sentono, che piano piano abbiano, come dire, che la coscienza cambi per poter percepire da soli molto di più, senza la presenza del medium costantemente. Quindi il mio lavoro prima o poi finirà, in questo senso. Sei un trampolino. Un trampolino, però è un momento storico molto importante. Sì. La vibrazione di questo pianeta e delle persone è molto più alta. Molti loro hanno manifestazioni spontanee che 25 anni fa, quando io ho cominciato, potevo raccontare soltanto le mie. Non siamo il nostro corpo, abbiamo un corpo. E quando lo perdiamo cominciamo a capire un po' di più chi siamo veramente. E in definitiva l'unico vero filo conduttore rimane l'amore. E adesso un piccolissimo intervallo, piccolissimo, ma state con noi. A presto. Ma nella storia dello spiritualismo italiano c'è un medium, soprattutto un medium, che più di ogni altro ha lasciato un forte segno. Si chiamava Roberto Setti e di lui si raccontano meraviglie e storie straordinarie. Ecco, noi abbiamo incontrato un importante testimone di questi suoi prodigi. Periscono. L'uomo non è perfetto. Illimitato procede verso la perfezione, cioè evolve. Allora deve pensare che ogni voce che si presentava veniva preceduta da un profumo intensissimo e ognuno aveva il suo. Ora lei immagini una stanza che viene completamente saturata dal profumo di violette, per esempio. Se lei satura un ambiente di un profumo, dopo non ce ne può mettere un altro. Ecco, lì avveniva questa cosa. Scompariva completamente il profumo di violette e, siccome interveniva un'altra voce, arrivava il profumo di rose. Durante le ore di trance io sparisco completamente e quando riascolto quello che è stato registrato e quello che è stato detto, è proprio come se fossero persone vive che hanno parlato e non attraverso il mio corpo. Poi vi erano delle luminescenze, partivano dalle mani del medium che si illuminavano, cominciavano a salire verso l'alto dei vapori luminosi, poi gocciolavano gocce di luce verso il pavimento e nelle mani il medium cominciava a modellare qualche cosa, una materia che si formava tra le sue mani e poi diventavano degli oggetti questi che poi venivano regalati alle persone. E poi levitazioni, quando il medium veniva portato verso l'alto e parlava dall'alto. Cioè lei l'ha visto sollevarsi? Non si vedeva, perché tutto questo avveniva al buio, ma c'è un'esperienza dell'editore che ha pubblicato i libri del Cerchio. Lui la prima volta che venne in seduta, durante la seduta gli venne chiesto di alzarsi e di mettersi davanti al medium. Questa voce che in quel momento abitava il corpo di Roberto Setti gli dice: metti le tue braccia intorno al mio corpo. Lui lo abbraccia e la voce gli dice: stringi, stringi pure. E lui stringe il corpo di Roberto Setti. A un certo punto lui sente che il corpo di Roberto Setti, come se fosse stato agganciato da un paranco,
comincia a salire verso l'alto, ma senza fare nessun movimento il corpo, semplicemente si sfilava dalle sue braccia che lo tenevano stretto. Fin quando sono passate anche le scarpe, lui ha seguito i piedi fino a lasciarli andare perché lui è andato su al soffitto, come faceva sempre quando venivano alcune delle entità che parlavano attraverso di lui. A volte poi addirittura non mi accorgo nemmeno di essere andato in trance, tanto la cosa è così dolce e proprio che non mi dà nessuna conseguenza. Che a un certo punto faccio, ma stasera non succede niente. No, come succede niente? C'è stata un'ora e mezzo di seduta, è successo questo, è venuto questo, hanno detto questo. Io rimango a bocca aperta, ecco. Tutte le informazioni che ci sono state donate ci hanno spiegato come funzionano le cose, ci hanno spiegato che cosa succede quando lasciamo il nostro corpo fisico come se fosse un vestito, lo lasciamo qui, e poi quello che rimane è quella parte più legata agli aspetti di emozione, di sentimento, che è quello che chiamano queste guide la dimensione astrale. Piano piano tutta questa parte qui che ha rappresentato noi nella vita viene lasciata tutta, e ciò che rimane è un'essenza che si trasferisce in quella parte più spirituale della persona. Ma allora la morte non esiste? La vita continua dunque, e dove e come fa una persona razionale a crederci? Ruggini, da psicoterapeuta, può distinguere tra un medium e un folle? Se uno sente le voci o vede o ha delle visioni, come spesso riportano i medium, possono essere delle allucinazioni, degli stati... Noi sappiamo che quando siamo in presenza di una... la prima cosa che ci domandiamo è se è in atto un attacco psicotico, cioè se sta avvenendo qualche cosa. Però, vede, questo lo possiamo distinguere. Da una parte c'è coerenza, c'è equilibrio, c'è, come posso dire, una... tranquillità anche. Sì, una serenità, non c'è un'esaltazione. Nell'attacco psicotico invece di solito sono cose che spaventano, minacce, pericoli. Allora noi possiamo davvero entrare in contatto con qualcuno che amavamo e che abbiamo perso e che abbiamo incontrato travolto dal dolore per la perdita di un figlio? Un contatto reale con una persona disincarnata è effettivamente rara e richiede la presenza di uno strumento adeguato per questo. Quindi uno strumento di un medium con delle caratteristiche particolari, molto rare. C'è un caso che invece è frequente ed è vero, ed è durante il sonno. Lì si incontra proprio una persona come se la si incontrasse fisicamente, la sensazione è proprio quella. Di solito un pochino più ringiovanita, che sta bene, se è trascorso, non so, se è morta per una malattia, invece la si vede più giovane, in salute. È proprio come potersi mettere, cioè la linea tra il mio mondo e il tuo, tu stai di là, io sto di qua, io non posso venire di là e tu non puoi venire di qua, ma è come quasi che ci potessimo toccare. È proprio un incontro così, e quelli sono veri incontri. Quindi dobbiamo forse arrenderci pensando che non tutto quello che ci accade ha una spiegazione scientifica? Forse dobbiamo solo ammettere che la nostra conoscenza è molto imperfetta. Lei accetta l'irrazionale, quello che non... Penso anche che il razionale sia veramente... piccolo. Molto piccolo, penso che sia molto piccolo. Del resto, guardi, se io prendo oggi un antico romano, lo porto dentro questa stanza, premo l'interruttore e si accende la luce, lui pensa che per lui è magia, è una cosa inspiegabile. Certo. Giulio Cesare è sconvolto davanti a una lampadina che si accende, non troppo lontano dal serio turbamento che ho provato davanti alla maestria di Florencio Anton, celebre pittore medianico brasiliano che davanti a pochi amici ha dipinto in trance, guidato ogni volta dallo spirito di un sommo pittore scomparso, cominciando da Renoir. Ho
Quando si manifestano, gli spiriti sono già qui, con noi, presenti. Sanno già quali sono le nostre domande e i bisogni. L'avventura della pittura creativa vuol dare un messaggio molto particolare per il pubblico che è presente. I quadri sono un regalo per ognuno, perché l'arte della pittura va dritta al cuore. Spirito che arriva di solito è Renoir. Come mai? Con Renoir ho una relazione molto vicina, una vibrazione amorosa. E lui arriva sempre prima. Ha un potere di unione fluida e psichica con me. E dopo di lui gli altri pittori arrivano. Normalmente Renoir e Albert Morisot cominciano il lavoro. Senti, tu hai detto che la pittura medianica è pedagogica anche. Cosa vuol dire? La pittura medianica segue un processo di educazione in due maniere. Educazione estetica, perché sensibilizza la nostra anima ad aprirsi al bello e al buono. E ha una educazione, innanzitutto, che dimostra l'esistenza dell'immortalità dell'anima. Oggi Florenzio gira il mondo. I quadri si vendono su offerta libera a chi assiste al suo lavoro magico e tutto il ricavato va alle sue scuole di Bahia, dove figli non fortunati riescono a studiare e ad avere un futuro. C'è uno spirito che ti sta particolarmente simpatico? Se devo confessarti, Vincent è l'amico più caro. Vincent van Gogh, al contrario di quello che si crede, non si manifesta con l'energia e la vibrazione di un'anima suicida. In un'occasione importante, parlando con la professoressa d'arte dell'Università di Brasilia, Sonia Zaghedu, che ha per Van Gogh una stima immensa, le ho parlato di questa mia sensazione, e cioè che Van Gogh, nella sua dolcezza, non può essere morto ammazzato. Infatti, lei conferma che la morte di Van Gogh è stata effettivamente provocata da uno dei suoi amici più cari. Tensione, elettricità. Durante la trance artistica di Florenzio, l'atmosfera nella stanza diventa magica. Accanto al pittore, due signore importanti per il loro dono di scrittura medianica scrivono messaggi che arrivano dall'aldilà, ma non ci permettono di indagare troppo. Picasso, che pare fosse cattivissimo, Picasso, e invece anche con te è cattivissimo. Hai ragione. È verissimo. Diciamo che Picasso era una personalità molto spagnola, molto andalusa, molto forte. Esattamente. È uno spirito per il quale provo un rispetto molto grande. Non ho però con lui una grande comunicazione. Non ho una passione per la sua opera. Lo ammiro, ma non lo sento vicino. Il pittore degli spiriti pare davvero travolto dalla forza creativa dei pittori dell'aldilà che si impadroniscono del suo corpo, delle mani, delle sue tempere. Tanto che ogni volta, alla fine delle sue fatiche, Florenzio perde dai 3 ai 4 chili. Io ti guardavo molto e vedevo che faticavi. Io sento un sonno molto grande. Un sonno a cui non posso resistere. È uno shock nella colonna vertebrale, nelle braccia. Io perdo molti chili, ma col tempo tutto passa. Tutto paga. Io sono molto felice di essere qui con voi e volevo ringraziare a tutti gli italiani che mi hanno aiutato in questo tempo a mantenere l'istituzione che io ho a Brasile e anche a aiutarmi dentro di questo lavoro di
sembrare la conoscenza spiritica. Con noi per questo evento eccezionale anche il bolognese Daniele Gullà, perito biometrico, studioso di astrofisica e di elettronica, che ha messo a punto una macchina capace di rilevare presenze immateriali. Quando abbiamo ripreso il nostro amico Florencio, mentre era in uno stato modificato, si vede in tutto intorno a lui, soprattutto, una forte emanazione energetica, cioè cambiamenti di luminosità dovuti soprattutto al suo movimento, ma soprattutto nella zona della testa, sopra la testa, come se ci fosse un'energia superiore. Non so darne un'interpretazione in termini fisici, perché è da capire cos'è. Però tu, quando ci siamo incontrati prima, mi hai detto che tu fai un lavoro scientifico. Sì, certo, questa camera è utilizzata come qua, vedete, lui è coperto, non si vede neanche, e c'è un corpo luminoso che lo sovrasta. Ora, dare un'interpretazione non lo so, e questo è un campo elettromagnetico molto intenso, io lo interpreto così. Questa camera viene utilizzata in ambito scientifico per vedere le variazioni molecolari della materia, e addirittura viene collegato a un microscopio elettronico per osservare movimenti intracellulari. Per cui, quindi viene usato anche a livello medico? Al CNR viene utilizzata adesso in via sperimentale in un'ASL di Bologna. Per cui è una camera assolutamente scientifica. E poi la padrona di casa, Regina Zanella, italo-brasiliana, presidente dell'associazione Sentieri dello Spirito e allieva del famoso Allan Kardec, padre ottocentesco dello spiritismo. Quello che abbiamo appena visto è una prova dell'aldilà? È una prova che esiste la vita oltre la vita? Sì, è una comprova della immortalità dell'anima, per chi non ci crede. Ci sono alcuni che hanno bisogno di vedere per credere o toccare per credere, altri non è necessario. Ed è per questo che oggi capita a Pennello la questione della pittura, perché questa non c'è nessuno che possa fingere e far finta. O è o non è. Com'è nata questa tua parentela con gli spiriti? Ah beh, qualche anno fa, quando ho incominciato ad ascoltarli, che parlavano con me come io parlo con te, solo che non vedendo nessuno accanto. Anni? Questo nel 93. Nel 93. Mi racconti l'attimo preciso in cui è successo? Hai una memoria? Ah, beh, sì. Verso inizio del 93, nel giro di pochi giorni ho cominciato ad ascoltare delle voci, allora ho capito cosa volesse dire. E da lì una serie di cose. Che voci erano, però? Erano delle persone che mi dicevano: guarda, noi viviamo in un'altra dimensione, siamo degli spiriti, qui non abbiamo bisogno di dormire, di mangiare, abbiamo una vita diversa dalla vostra, però posso darti delle prove. E lì, loro sono già arrivati dandomi delle prove tangibili. Io dicevo, per esempio... E per esempio? Esatto, prove? Allora loro mi dicevano così: ti farò leggere, capire quello che stanno pensando le persone. Regina racconta che la sua ossessiva richiesta di prova agli spiriti non ha avuto, alla fine, un epilogo troppo leggero. T'hanno ricoverato. Mi hanno ricoverato. Però da lì poi tutta una serie di cose mi hanno ricoverato, sì. E lo stesso che, come sono entrata in ospedale, sono anche uscita sempre grazie alle voci degli spiriti che mi hanno detto come fare per uscire dal policlinico dove ero ricoverata a Milano. Eccetera. E cosa ti hanno fatto al policlinico? Cioè, ti hanno curato come se fossi una... Ma sono state bravissime, mi hanno fatto diverse analisi, hanno constatato che io ero schizofrenica, che avevo i valori completamente, passatemi i termini, sballati, e hanno detto: avvisate la famiglia che prima di un anno da qui non esce, perché proprio non c'è verso, è conciata parecchio. E invece? Dopo 13 giorni ero fuori, loro non si spiegavano come mai io non avessi nulla. Ti posso fare una domanda un po' impertinente? Prego, se posso. Ma ci sono gli spiriti buoni e quelli cattivi? Sono così come sono gli uomini. Gli spiriti sono le anime degli uomini. E basta vedere il nostro mondo come va. Abbiamo di tutto. Abbiamo di tutto, di qua e di là. Perché quando una persona Quindi va, tu puoi anche ritorna. Incontrare degli spiriti cattivi? Sì, assolutamente. Quando noi lasciamo i corpi in questo mondo, non è che noi andiamo in un, tra virgolette, in un paradiso di persone evolute e meravigliose. Anche nel mondo spirituale ci sono degli spiriti veramente molto difficili e complicati. Quindi una persona che è così qua
quando arriva di là, arriva tale quale. Senti, che connessione c'è? Perché io che sto incontrando molte persone che studiano la scienza degli spiriti, no? E sono tutte molto religiose. Credente, è diverso, eh? Ecco. È diverso. La religiosità è diversa dalla religione. La religiosità è una cosa interna che la persona sente, un collegamento con un essere superiore, con un divino, possiamo chiamarlo Dio o qualsiasi altro nome, ma non implica che devono avere una religione costituita, formale, come abbiamo nel nostro mondo. E quindi i credenti invece cosa sono? E sono persone che hanno toccato con mano, che sentono questa energia, questa forza dentro di sé, a prescindere. Sì, però il filo conduttore porta a Gesù, no? Porta Gesù, ma può portare anche tanti altri spiriti evoluti che hanno vissuto in questo mondo. Sai, porta la consapevolezza, innanzitutto, della nostra divinità e della nostra potenzialità. Chi siamo? Da dove veniamo? Perché siamo in questo mondo e dove andremo dopo? Cioè che dopo? In ognuno di noi c'è un pezzo di Dio? Assolutamente sì. Alcuni mi dicono, hai avuto un bel coraggio, perché come voi sapete il mondo della scienza è molto diviso sull'argomento, anzi la posizione ufficiale è di totale scetticismo. Eppure, guarda caso, ci sono scienziati di valore che nelle università studiano poteri e sorprese della mente finora inesplorati. Patrizio Tressoldi, ricercatore all'Università di Padova, per esempio, studia forme di comunicazione davvero non convenzionali. Avete un piccolo video promozionale in cui fate vedere della telepatia, fate vedere della comunicazione a distanza tra ragazzi attraverso telefono o non telefono. E questo prefigura un futuro, secondo lei? No, questi sono aspetti, come dire, applicativi di una concezione della mente che non è locale, perché una delle assunzioni, diciamo, della nostra cultura e anche all'interno della interpretazione scientifica della nostra mente è che la mente nostra ha pensieri, emozioni, sentimenti, ma i suoi effetti rimangono qua. Qualcuno dice semplicemente attività del cervello, quindi se tu studi il cervello hai capito tutto della mente, è fine della storia. La nostra ipotesi, che si può, ripeto, documentare, è che la nostra mente non ha confini né spaziali né temporali. Per esempio, può anticipare eventi che stanno per succedere fra un po'. Si possono individuare persone che possono fare anche di professione medium, ma possono anche non farlo come professione, che accedono a informazioni in modo non convenzionale. Per esempio? Alla persona interessa sapere qualcosa del proprio defunto, ok? E dice, voglio sapere qualcosa di Paolo. La persona si mette in un suo stato particolare di acquisizione di informazioni e descrive caratteristiche di personalità, hobby, come è morto, eccetera, eccetera. Se corrisponde esattamente alla sua, tu devi chiederti com'è possibile, da dove le ha pescate. Allora, due ipotesi sono queste: può leggerle nella testa dell'altro, non so se avete idea. Sì. Anche se non ce l'ha davanti, nel senso che io mi concentro sulla testa del richiedente e accedo alle funzioni. Un'altra ipotesi è invece che ci sia una specie di grande memoria universale dove tutte le nostre esperienze di chi è passato attraverso questa dimensione rimane da qualche parte. Sono solo un'idea. E quindi si accede a questo grande magazzino, questa grande memoria, eccetera. Quale delle due non si sa. Mi dica la cosa che l'ha più strabiliata di tutte quelle che ha studiato. Diciamo che come fenomeno, diciamo, macro è la capacità di raccogliere informazioni a distanza, capito? Nel senso che, e non è tra l'altro molto molto difficile, e se lei vuole provarci ogni tanto, dice sto andando in un posto, a fare un, per esempio doveva venire qua, insomma, provo a concentrarmi e descrivere per esempio cosa vedrò. Lei non ci crede, ma insomma con un po' di allenamento rimarrà stupita che riuscirà a fare delle cose, dice ma come ce l'ho fatta?
Si chiama remote viewing, visione a distanza, e viene utilizzata spesso, ma silenziosamente, anche da governi e militari nel mondo. Un esempio che vale per tutti è quello della cattura di Saddam Hussein, il cui covo, l'aspetto fisico, barba compresa, e gli abiti sono stati descritti perfettamente prima della cattura. Non c'è posto dove tu puoi nascondere qualsiasi cosa. Non entriamo nel merito dell'uso di intelligence e ste robe, perché sennò qua... Noi invece entriamo nel merito. Dopo molte fatiche siamo riusciti a incontrare qualcuno che di servizi segreti ne sa molto, che nasconde il suo volto, ma non può nascondere tutta la verità. Innanzitutto voglio dire che parliamo dei servizi segreti italiani, quindi insieme agli israeliani sono probabilmente tra i migliori al mondo. L'hanno dimostrato in più occasioni, negli ultimi anni hanno sventato parecchi attentati, hanno arrestato terroristi come nel 2017 e, se ci ricordiamo, persino il terrorista del mercatino tedesco nel Natale 2016 l'hanno arrestato qua in Italia, i nostri. Non ammetteranno mai l'uso di psicospie, è troppo complicato, insomma toglierebbe professionalità al corpo e agli agenti, però in realtà li hanno usati e anche molto spesso. Beh, gli americani hanno investito 40 milioni di dollari nelle psicospie, soprattutto mi pare al servizio del team di un certo Russell Targ, che era un famosissimo scienziato, non è vero? Sì, esatto. Russell Targ lavorava, era un responsabile del dipartimento di psicologia a Stanford e aveva sostanzialmente a un certo punto ammesso l'esistenza di un suo team di psicospie, comunque di persone con poteri paranormali, che lui usava sostanzialmente per quello che lui chiamava remote viewing, quindi visione a distanza, quindi e ha ammesso che il team e tutta la ricerca che stava dietro il suo lavoro era stata sovvenzionata sostanzialmente dal governo americano, agenzie come la CIA, come la NASA, che poi lo utilizzavano per le loro cose, ovviamente. E adesso siamo proprio arrivati alla fine di questo viaggio. Non vogliamo, ripeto, non vogliamo darvi delle risposte. Le domande rimangono tutte aperte, ma speriamo comunque di avervi con noi nella prossima puntata. Buonanotte a tutti.